Oltre 1000 posti di lavoro salvati, 111 casi di crisi e vertenze aziendali seguite. Sono alcuni dei numeri snocciolati dalla città metropolitana di Firenze sull'attività dell'unità di crisi nella scorsa legislatura. Varie le situazioni affrontate nei diversi settori produttivi. Servizi al primo posto, seguito da commercio, meccanico, turismo, tessile e abbigliamento, chimico, edilizia, alimentare, funzione pubblica, legno e affini e trasporti. Per quanto attiene alle aree territoriali, dopo Firenze, dove si concentra il numero maggiore di situazioni seguite, ci sono l'Empolese Valdelsa, La Piana, il Mugello, il Valdarno, il Chianti Fiorentino, Scandicci e Lessigne e la Val di Sieve. Il tavolo di unità di crisi è un tavolo politico-istituzionale, un po' un pronto soccorso, diciamo, di quelle che sono le crisi aziendali e le vertenze che arrivano in città metropolitana. E in questi 5 anni abbiamo fotografato 111, diciamo, episodi affrontati, portando un risultato importante perché riguarda 1057 posti di lavoro salvati, quindi un ruolo determinante per tante persone e tante famiglie che ovviamente, come sappiamo bene, il lavoro è elemento centrale della vita di tutti noi. Come ricordato dal consigliere Zambini, la somma tra i licenziamenti ritirati dalle aziende ed i posti di lavoro oggetto degli accordi in sede istituzionale sono stati 1057. I licenziamenti invece sono stati 393. E da qui al termine della nuova legislatura? Sarebbe bene non arrivare a quel tavolo. Però il fatto che le istituzioni sono disponibili e in prima linea in sede istituzionale affrontare questi momenti che oggi più che prima sono all'ordine del giorno, è un ruolo che va rilanciato sempre con forza e determinazione.